Nella seconda puntata avevo cercato, con scarsi risultati, di spargere suspense così. Può essere che noi sembri che il tempo scorra sempre nella stessa direzione soltanto perché abbiamo una visione incompleta del mondo che ci circonda? Per dirla utilizzando una suggestiva espressione di Carlo Rovelli, può essere che il tempo sia la nostra ignoranza? Avevo poi aggiunto che ce ne saremmo occupati nel quarto episodio. Ci siamo. Nel terzo episodio avevamo poi visto come con Einstein il tempo in qualche modo perde il suo statuto e si fonde in qualcosa di più complesso come lo spazio-tempo, che non è più un contenitore statico degli avvenimenti, ma diventa esso stesso parte dinamica della partita. Non solo, ma l'idea di un tempo scandito da un grande orologio universale scompare definitivamente, con tanto di dimostrazioni sperimentali che lo confermano. Ogni sistema ha il suo tempo proprio e quello che conta sono le relazioni tra i vari tempi. Una bellissima frase dice che con la relatività generale la scena diventa uno degli attori. È passato più di un secolo da quando la relatività generale ha fatto la sua comparsa, eppure il tempo sembra permeare le nostre vite esattamente come prima. Ma nei laboratori di fisica il tema tempo non è rimasto sempre uguale. Anzi, molti scienziati sono ormai da decenni convinti di non aver affatto bisogno di questo parametro per descrivere l'universo. Esattamente come i parametri di alto e basso utili sul nostro pianeta svaniscono se mi trovo a descrivere fenomeni su ampia scala, anche il tempo sembra aver perso la sua universalità. È utile a noi, ma l'universo sembra farne beatamente a meno. Chi e quando ha assassinato il tempo? L'abbiamo sentito dire spesso, le due più grandi teorie del XX secolo sono incompatibili tra loro. Da una parte la teoria della gravitazione costruita da Einstein e dall'altra la meccanica quantistica, derivata dagli studi di grandi menti che, più o meno nello stesso periodo, metteranno le basi per quella che sarà la più grande rivoluzione della fisica del XX secolo. Prendiamoci 5 minuti per andare un po' più a fondo su questa incompatibilità, perché ci serve e poi perché è interessante. Guarda che per qualcuno può essere interessante, ma c'entra col tempo. Vacco cane se c'entra. Vacco cane? Vacco cane è una tipo una mucca maschio, perché c'è la vacca, cioè c'è il vacco. E poi c'è un muso tipo più da... Proseguo? Meglio. Partiamo da quelle che vengono chiamate le quattro interazioni fondamentali. Si tratta dell'interazione nucleare forte, quella debole, l'interazione elettromagnetica e la gravitazione. A queste quattro interazioni, descritte in fisica classica, possiamo provare ad applicare i principi della meccanica quantistica. Per le prime tre in qualche modo ce la si è fatta e la loro versione quantistica costituisce quello che chiamiamo modello standard. Per la gravità, Houston, abbiamo un problema. Non si tratta tanto di unificare la meccanica quantistica e la relatività generale, quanto piuttosto di applicare i principi della fisica quantistica alla teoria della relatività generale. Diciamo subito che tutta la teoria delle particelle è costruita su uno spazio-tempo primitivo, che esiste indipendentemente dalle cose, e già qui cozza con la relatività generale. E poi sono teorie che stanno su livelli diversi. La relatività generale si occupa solo dell'interazione gravitazionale, laddove la quantistica è un insieme di principi che si occupano delle forze che agiscono a livello microscopico. Le problematiche riguardano anche il fatto che in relatività generale si usa come utensile matematico la geometria differenziale, laddove in quantistica si utilizzano oggetti dell'algebra lineare e della teoria dei gruppi. Questo per dire che anche appunto ciò che utilizzano matematicamente è su piani diversi e questo rende le cose ancora più complicate. Ma torniamo per un momento a come si passa dalla versione classica a quella quantistica e per farlo ci appoggiamo su un'idea di Dirac. Se volete sapere di più su di lui, abbiamo un'intera serie dedicata all'antimateria in cui la parte più interessante sono tutti gli aneddoti su Dirac. La cosiddetta quantizzazione canonica di Dirac, più che un metodo, è una guida che ci indica la strada, ma poi per ogni situazione bisogna lavorarci. Nei casi più elementari se ne viene a capo, però ad esempio con l'elettromagnetismo già ci si inchiodava. Per risolvere la questione si utilizza allora quello che viene chiamato approccio perturbativo. Ma tranquilli, non ho nessuna intenzione di parlare di questo. L'ho tirato in ballo solo per due motivi. Uno è perché nel diverso approccio a questo approccio perturbativo che si biforcano le più recenti teorie. E l'altro per tirarmela.
L'approccio perturbativo è complicato e non ci serve ora. Ma per avere un'idea, immaginatevi che sia una procedura che applico alla ricetta di Dirac che mi permette di passare da una formulazione classica a una formulazione della stessa cosa, ma in fisica quantistica. Il problema era che applicando l'approccio perturbativo alla relatività generale non funzionava. A quel punto capite che la cosa dava un po' fastidio. 3 interazioni su 4 potremmo dire che erano state quantizzate, mancava solo l'ultima. Cosa fare? Ci fu chi decise di rimanere fedele all'approccio perturbativo, provando a lavorarci diversamente, e chi invece tentò una strada molto più ardua. E sono questi che ci interessano. Andiamo a vedere grosso modo cosa fanno e vedrete che questo ci riporterà a... sul discorso del tempo a... con una nuova implicazione. Non parleremo di come si percepiscono le cose toccandole, la teoria del tatto, nemmeno delle coperture degli edifici, la teoria del tetto, ma ci occuperemo della teoria del tutto. Bell'inizio. Unificare teorie diverse è sempre stato un po' il colpo di classe dei fisici teorici. Newton ha messo in un'unica teoria la caduta dei corpi e il movimento dei pianeti. Maxwell coniuga 3 cose apparentemente scollegate come elettricità, magnetismo e luce. Capite che l'idea di trovare un'unica teoria che inglobi quantistica e relatività è allettante. Non a caso si è scelto anche il suggestivo nome di teoria del tutto. Ci si mettono al lavoro innumerevoli fisici teorici, al punto che succede un fatto, potremmo dire, più unico che raro. Alcuni studi di fisica quantistica hanno permesso di risolvere problemi di matematica pura. Ed è strano perché di solito è il contrario. Sono i matematici che forniscono ai fisici gli strumenti per risolvere i loro problemi. C'è una teoria che decide di mantenere l'approccio perturbativo anche alla relatività. È costretta a inventarsi un po' di cose per riuscire a starci dentro, degli oggetti un po' bizzarri, delle dimensioni in più, poi delle ipotetiche particelle supersimmetriche e altro ancora. È in generale nota come teoria delle stringhe. Quella che i francesi chiamano théorie des cordes, perché string in francese vuol dire tanga. E avrebbe potuto esserci un po' di confusione. Di questa teoria tutti abbiamo sentito parlare e per tanti anni è sembrata essere la più promettente. Meno conosciuta, ma a mio avviso ancora più interessante, è un'altra teoria in cui si decide di rinunciare all'approccio perturbativo per andare a scalare una nuova montagna. Interesting. Very interesting. Si trattava di ripartire dal metodo di Dirac. La ragione che motiva questi scienziati è che l'approccio perturbativo, detto a grandi linee, ha bisogno di un tessuto su cui avvengono le perturbazioni. E questo tessuto assomiglia a quello spazio e quel tempo che vengono dati a priori e immobili. E loro dicono non va bene, perché si tradisce il principio originale della relatività generale, che vuole che lo spazio-tempo sia dinamico. Solo che sembrava impossibile riuscire ad applicare la quantizzazione di Dirac alla relatività generale. Fino al 1986. È l'anno in cui Abhay Ashtekar, un fisico indiano, decide di riscrivere la relatività generale in un altro modo. Non è il primo a riscrivere la relatività generale, eh? L'hanno fatto in tanti. Il primo tra l'altro è stato un italiano, nel 1919 Attilio Palatini. Ma Ashtekar la scrive in una maniera che somiglia vagamente all'elettromagnetismo. Cioè è sempre lei la relatività generale. Però adesso matematicamente è più abbordabile. E per abbordarla bene vengono inseriti degli elementi che definiscono la curvatura dello spazio-tempo. Questi elementi vengono chiamati loop. Nasce la gravità quantistica a loop, di cui si occupa, fra gli altri, il nostro Carlo Rovelli. Magari un giorno avremo modo di parlarne più approfonditamente. Per ora sottolineo solo che alla base di questa teoria c'è il fatto che lo spazio stesso è quantizzato. Quindi le lunghezze, le aree, i volumi sono quantizzati. Cioè vale a dire che tutte le lunghezze sono dei multipli di una lunghezza minima, che si chiama lunghezza di Planck, e che vale 10 alla meno 35. Cioè è circa 100 miliardi di volte più piccola di un protone. Cosa c'entra tutto questo discorso col tempo? Ebbene, se lavoriamo con la gravità quantistica a loop, al tempo succede qualcosa di piuttosto sorprendente.
sparisce. Tutto comincia negli anni 60 e questo continuo a dare le date quando si vuole dimostrare che il tempo non esiste è un bruttissimo segnale, ma andiamo avanti. Ci sono fisici alla ricerca di una teoria quantistica della gravità che porta a riconsiderare ancora una volta la nozione di tempo. Tra questi vi sono due statunitensi, John Wheeler e Bryce DeWitt, che stanno provando ad applicare la quantistica alla relatività. Nel 1967 scrivono un'equazione fondamentale della teoria. In questa equazione il tempo non compare. Cosa voleva dire tutto questo? E cosa significa che nella gravità quantistica a loop il tempo scompare? È facile dire l'universo può essere descritto senza la variabile tempo. Ok, ma perché? In sostanza, le equazioni matematiche di questa teoria descrivono come cambiano le cose, le une rispetto alle altre. Abbiamo visto che chiamare tempo il movimento della lancetta non è corretto. La lancetta è una cosa che cambia rispetto ad altre cose. Possiamo descrivere la giornata di Gualtiero senza bisogno di usare il tempo, ma semplicemente tenendo conto della relazione tra i suoi movimenti e altre cose. Quando si fa attento, per esempio, la lancetta è sulle 3. Quando batte il 5, il pendolo segna le 20. Batti il 5. Gualtiero, batti il 5. Sapete quando in fisica ci danno una formula per calcolare il valore di una grandezza nel tempo e poi c'è il classico problema che dice supponiamo di conoscere la grandezza e ricavare il tempo, dove è sufficiente usare la stessa formula ma invertendola? Ecco, può essere che questa operazione sia anche strutturale? Mi spiego peggio. Prendiamo l'energia totale di un sistema chiuso. Vediamo che resta costante nel tempo. Facendo questo ragionamento stiamo mettendo in relazione stretta tempo, energia e ciò che noi osserviamo, ossia un sistema in equilibrio che muta in configurazioni di uguale energia. Il punto non è questo però, il punto è l'ordine che quasi senza accorgerci diamo a questa sequenza. Osservare cosa succede all'energia nel tempo significa considerare il tempo come qualcosa di preesistente a ciò che osserviamo, una cornice all'interno della quale l'energia governa le varie configurazioni che mantengono l'equilibrio energetico. Ma energia e tempo fanno parte della stessa equazione, sono direttamente connessi uno con l'altro. Possiamo allora invertire il discorso e dire che il fenomeno macroscopico che noi osserviamo preserva l'energia e da questo scaturisce il tempo? Facciamo un'analogia per complicarci ulteriormente la vita. Avete presente gli stereogrammi, quei disegni astratti che sembrano rappresentino nulla e poi se spostate il fuoco con gli occhi ci vedete dentro un'immagine tipo un dinosauro o la Tour Eiffel? Non è una cosa sempre facilissima da fare, si tratta di fatto di sfocare l'immagine, è uno sforzo mentale. Noi possiamo vedere questa cosa in due modi, o pensare che il dinosauro del quadro sia preesistente, oppure pensare che quel dinosauro nella realtà non esiste e compare solo per effetto della mia visione sfocata. Ecco, il tempo potrebbe essere proprio come quel dinosauro. Un sacco di volte ci immaginiamo cose che non esistono a causa di una visione non completa. Quante persone viste da lontano ci sembrano bellissime e poi una volta arrivati vicino diciamo ah no, niente. La bellezza non esiste, me l'ero immaginata io. Visto così, il problema del tempo sembra riguardare più noi che il cosmo. Ma allora, tutti i discorsi che abbiamo fatto sull'entropia? Che tipo di tempo è questo che scaturisce dalla nostra visione distorta? Nella seconda puntata ci eravamo soffermati su una cosa piuttosto soggettiva, il concetto di ordine. Avevamo visto il classico recipiente con le particelle di gas tutte da una parte e poi distribuite. Si è passati da uno stato di ordine a uno di disordine. Avevamo detto che in quel modo l'entropia era aumentata. Ma chi mi dice che cosa è ordinato e cosa è disordinato? Queste estrazioni del lotto sono più ordinate di queste? In realtà no, siamo noi che abbiamo deciso l'ordine dei numeri e infatti queste due configurazioni hanno la stessa probabilità di uscire. Quando ci occupiamo di calore però, la cosa diventa più chiara. Il calore è legato a una agitazione molecolare e quella siamo in grado di calcolarla. Se io metto il ghiaccio nel caffè bollente, in quel caso sì posso dire che osservo un passaggio solo in una direzione,
Non sto a ripetermi, ne abbiamo parlato in questo video e ancora più diffusamente nella serie sull'entropia. Quindi il tempo che emerge dall'entropia è esclusivamente un tempo termico. Non ci sono altri tipi di tempo. Abbiamo visto però che l'approccio dell'entropia è di tipo probabilistico. Facciamo una breve riflessione sulle probabilità. Nel film Generazione 1000 euro c'è questa scena. Che in un tempo finito capitano molto più di un milione di cose. Un numero quasi infinito di eventi. Questo in termini puramente matematici ha un solo significato. Che una cosa impossibile accada, non solo è molto probabile, è sicuro. Il protagonista ci fa riflettere su una cosa molto interessante. Pensiamo a un anno fa. Che probabilità c'erano che io fossi qui in questo istante sul vostro schermo? O che voi mi steste ascoltando nelle vostre cuffie? E che voi che mi state ascoltando in questo preciso istante in cui dico questa parola steste facendo esattamente quello che state facendo in questo momento? E le cose intorno a voi fossero esattamente in quelle posizioni? Le variabili sono praticamente infinite, quindi possiamo tranquillamente affermare che la probabilità è nulla. Questa è una cosa che di solito fa effetto quando scopriamo le vite dei nostri bisnonni, nonni, padri, madri, bisnonne, nonne, eccetera. Di solito arriva un momento in cui ci si accorge che il fatto di essere nati è dovuto a una serie pazzesca di casualità, perché le variabili sono infinite e sarebbe bastato un niente per far sì che non arrivassimo al mondo. E in effetti sono un'infinità le persone che non sono mai nate perché le cose sono andate diversamente. In sostanza tutto ciò che viviamo ogni istante, se lo fotografassimo, la macchina blu in mezzo all'incrocio, il ragazzo con la borsa sulle zebre, la moto a un metro dalla macchina rossa, ci accorgeremmo di come tutti i dettagli avrebbero potuto essere completamente diversi in una varietà infinita di combinazioni. Ogni istante che viviamo è un momento che aveva probabilità nulla di verificarsi. Ma se tutto ciò che avviene ha probabilità nulla di succedere, siamo sicuri che l'approccio probabilistico è quello più corretto? Il punto è che è l'unico che abbiamo. Essendo la quantità di oggetti impressionante, non possiamo che trattarli probabilisticamente. Noi non siamo in grado di vedere cosa fa ogni singola particella. Non siamo in grado di conoscere alla perfezione il sistema. Lo vediamo per macro blocchi, così come quando osserviamo un quadro. Non vediamo gli atomi che compongono i colori. Abbiamo un'immagine d'insieme approssimata ed è in questa visione approssimata che emerge il tempo. L'entropia in questo caso altro non è che una grandezza che ci dice quante sono le diverse configurazioni che non distinguiamo per via della nostra miopia. Misura in qualche modo la nostra incapacità di vedere nel dettaglio. L'entropia sono i decimi che ci mancano. Immaginiamo di essere miopi e ci chiedano cosa sia questa cosa. È una riga, diremmo, ma se avessimo le lenti correttive ci accorgeremmo che la riga non esiste. È una frase. Ecco, quella riga è il tempo. La vera domanda diventa allora un'altra. Se nella fisica il tempo non esiste, perché noi percepiamo lo scorrere del tempo? Il tennis è uno degli sport che somiglia di più alla vita. Nel tennis bisogna saper fare bene due cose: saper ricordare e saper dimenticare. Sembrano uno all'opposto dell'altro, ma un buon giocatore di tennis è capace di fare entrambe. Sa ricordare abbastanza per non commettere gli stessi errori e variare la sua strategia, e dimenticare le occasioni perse. Vivere bene il nostro presente prevede da sempre la capacità di sotterrare dei ricordi che ci distruggerebbero e mantenerne vivi di altri che invece ci aiutano a stare meglio. Aggiungiamoci che molte percezioni del presente derivano direttamente dalla presenza del passato. Immaginiamo di leggere un libro. Se non avessimo memoria delle parole precedenti non capiremmo nulla. Riprendendo Husserl, ma solo per darci un'aria un po' intellettuale, vediamo che riflette come per ascoltare un brano musicale sia fondamentale che il nostro cervello mantenga vivido l'istante precedente. Se sentissimo solo il presente sarebbe una sequenza di singoli suoni staccati. E invece no, noi percepiamo la musica come un continuum. E questo grazie a quello che riusciamo a tenerci attaccato alla mente delle note che abbiamo appena sentito. Questo ragionamento l'aveva già fatto Agostino da Ippona, il quale sul tempo ci aveva ragionato a lungo ed era giunto a un'interessante conclusione. Quando si misura il tempo, dice, si sta misurando qualcosa che è presente nella nostra mente. O il tempo è questo, oppure non so cosa diavolo sia, diceva Agostino. Non diceva proprio diavolo,
mi sono preso qualche libertà nella traduzione dal latino, ma il senso è quello. Tutti questi esempi per dire che il nostro cervello costruisce delle sovrastrutture che sono funzionali al nostro vivere e in ultima analisi alla nostra sopravvivenza. Può essere che il tempo altro non sia che una di queste? Quando certe teorie scientifiche, perché di teorie si tratta, ricordiamolo, sostengono che il tempo non esiste, dovremmo riflettere sul fatto che comunque permea la nostra vita. Noi lo usiamo un sacco, ma questo non è strano. Nella vita di tutti i giorni siamo abituati a utilizzare cose che di fatto realmente non esistono. Quando vado in piscina e mi immagino una sequenza di vasche che sarà il mio allenamento di quel giorno, tipo questa, 5 ripetute da 200 delfino. Ho un po' barato. Hai preso l'allenamento di Phelps per Pechino 2008. Quel programma di nuoto prima non esisteva. L'ho creato io per me ed è funzionale a me. Prendiamo Gualtiero. È un insieme di atomi. Se lo scienziato vuole oggettivamente provare a descrivere il mondo, non lo descrive per gatti. Lo descrive per atomi. Non è che i gatti non esistano, ma non servono per descrivere l'universo. O questo è quello che ingenuamente pensano gli scienziati. Ma per la mia vita, da un punto di vista pratico, è utile pensare al gatto, non agli atomi che lo compongono. Tutti questi discorsi ci portano dritti nell'affascinante mondo delle neuroscienze e al funzionamento del nostro cervello, che agisce probabilmente su un insieme di tracce del passato nel tentativo di prevedere il futuro. Perché è nella corretta previsione di ciò che potrebbe succedere che c'è l'embrione della sopravvivenza. Pensare in termini di tempo ci salva la vita. Il concetto di tempo si interseca con quello di coscienza, creando una sorta di loop dal quale sembra veramente difficile poterne uscire, ma che rimane comunque una delle cose più affascinanti da indagare. E questa indagine ci aiuterà a capire meglio tante cose, ad avere più chiara l'idea di come funziona il mondo, l'universo e anche il nostro cervello. La sensazione però è che il tempo sia l'ultimo degli argomenti che comprenderemo veramente a fondo. Ma parlare di ultimo significa già implicare il fatto che esiste una sequenza e un ordine temporale. E ritorniamo all'utilizzo della parola tempo nel linguaggio e alle sue mille declinazioni. A volte, più dei trattati filosofici e scientifici, possono essere utili degli approcci trasversali al tema. Se non avete mai letto Funes e il Memorioso, ve lo consiglio vivamente. È un racconto del 1942 di Borges che gira intorno agli argomenti che abbiamo trattato. In un modo, a mio parere, davvero accattivante. Apre porte e stimola riflessioni. Il protagonista è Ireneo Funes, un ragazzo rimasto paralizzato che per via di questo riesce a ricordare non solo gli eventi, ma anche i dettagli più minuscoli. Vi leggo un breve passo. Questi ricordi non erano semplici. Ogni immagine visiva era legata a sensazioni muscolari, termiche, eccetera. Poteva ricostruire tutti i sogni dei suoi sonni, tutte le immagini dei suoi dormiveglia. Due o tre volte aveva anche ricostruito una giornata intera. Non aveva mai esitato, ma ogni ricostruzione aveva chiesto un'intera giornata. Mi disse, ho più ricordi io da solo di quanti non ne avranno avuti tutti gli uomini insieme da che mondo è mondo. Tutto questo è già di per sé molto affascinante, ma la cosa che trovo davvero illuminante è l'inizio, quando Funes viene introdotto. Il narratore lo incontra prima dell'incidente che lo segnerà. Il ragazzo sta saltellando su uno sgarruppato marciapiede di campagna. Borges ci fornisce di lui solo un dettaglio e in quanto tale non può che essere imprescindibile e nodale. Pur non possedendo orologi, sapeva sempre, in qualsiasi momento, che ore fossero. Ireneo Funes è un'affascinante impersonificazione del tempo. Ricordo che per chi desidera sostenere il canale, non sia mai che glielo impediamo, abbiamo un po' di roba che potete comprare, tipo questo libro per esempio, ma andate a darci un occhio che c'è anche un parecchio altro. Nella prossima puntata ci dedicheremo ad analizzare uno dei più suggestivi sogni dell'uomo, viaggiare nel tempo. Possiamo tornare al passato? Possiamo allontanarci nel futuro? Ma soprattutto, cos'è di preciso il presente? In via teorica si può viaggiare nel tempo? E in pratica? Ci vediamo con le risposte a queste domande. Risposta. Forse. Ma si dice sfuocata o sfocata? Dipende. In un caso è senza il fuoco, nell'altro senza la foca.